questa mini lezione sarà dedicata al tema della magia nel Medioevo. La magia nel Medioevo rappresenta un crocevia in cui convergono diverse strade della stessa cultura medievale. Potrebbe essere considerata un'intersezione fra religione e scienza, in cui le credenze popolari si alternano a quelle delle classi colte e le convenzioni romanzesche incontrano la realtà della vita quotidiana. La magia demonica richiama spiriti maligni e si fonda su una rete di credenze e pratiche religiose. Quella naturale sfrutta invece le forze occulte della natura e rappresenta una branca della scienza medievale. Le idee sulle arti magiche fiorite nell'Europa medievale provengono da diverse fonti. Credenze e pratiche derivate dalla cultura classica delle regioni mediterranee si mescolano a quelle di popolazioni celtiche dell'Europa settentrionale. Lo studio della magia diventa così una via d'accesso alla conoscenza delle relazioni reciproche fra le varie culture. Per meglio chiarire il concetto di magia nel Medioevo, è utile esaminare due manoscritti del XV secolo in cui le arti magiche hanno un ruolo rilevante. Un libro di amministrazione domestica del castello di Wolsturm in Tirolo e un manuale di magia demonica conservato nella Biblioteca Nazionale di Monaco di Baviera. La prima opera, frutto del lavoro di un anonimo laico, mette in evidenza il posto che la magia aveva nella vita quotidiana. Vi si trovano nozioni sul modo di conciare le pelli, di fabbricare saponi e inchiostro, di lavare i panni. Le ricette contenenti formule verbali derivano di solito dalla liturgia cristiana, ma altre non contengono parole da pronunciare e non hanno nulla di religioso. Per sventare ogni forma di incantesimo, per esempio, bisognava portare addosso una pianta di artemisia. Per avere vista acuta anche di notte, era opportuno ungersi gli occhi con il sangue di pipistrello, che presumibilmente trasmetteva la facoltà di quell'animale di vedere anche al buio. A differenza del manoscritto di Wolsturm, il manuale di Monaco tratta espressamente di magia demonica o negromanzia e l'autore apparteneva probabilmente al clero. Vi si trovano istruzioni per evocare demoni o per dare ordini agli spiriti che appaiono e per costringerli a tornare dopo essere stati mandati via, per far impazzire una persona o ancora per suscitare un amore appassionato. Le opere della letteratura classica che contengono storie di magia hanno influito fortemente sul modo medievale di intendere quest'ultima. E quando gli scrittori medievali volevano citare un esempio classico di magia, uno dei racconti che più facilmente si presentava alla loro mente era quello della maga Circe, tratto dall'Odissea di Omero. Siamo nell'VIII secolo a.C. Nella letteratura greca e romana si trovano racconti di espedienti magici usati da donne contro amanti infedeli per riconquistarli o punirli. Nell'Eneide di Virgilio, ad esempio, Didone sollecita i servigi di una sacerdotessa per fare un incantesimo ad Enea, quando questi la abbandona per andare a fondare Roma. Orazio, nelle sue satire, descrive i disgustosi rituali di due megere che evocano gli spiriti dei morti e si servono di immagini magiche. Ancora più mordente è la satira di un altro autore, Luciano di Samosata, in cui si racconta di rituali legati alla superstizione. Anche in alcuni passi della Bibbia si parla di prodigi magici dovuti a poteri che non sono quelli di Dio. L'episodio biblico più importante per la letteratura religiosa successiva è quello della gara di portenti fra i maghi e gli emissari di Dio, in Esodo 7:8-13. Aronne dà al faraone un segno del suo potere, gettando a terra il suo bastone e tramutandolo in serpente. I maghi del faraone fanno la stessa cosa mediante le loro arti segrete. Ognuno getta a terra il suo bastone e tutti i bastoni diventano serpenti. Così, per dimostrare il superiore potere degli ebrei e del loro Dio, il bastone serpente di Aronne divora tutti gli altri. La letteratura medievale sulla magia si richiama soprattutto all'episodio dei maghi del faraone per dimostrare come i miracoli di Dio siano superiori alla magia del demonio. All'eredità trasmessa dall'antichità classica alla cultura medievale è legata l'idea della magia come attività praticata da individui definiti maghi. Ma nell'Europa medievale troviamo persone di vario genere dedite ad attività magiche diverse. Monaci, preti, medici, levatrici, guaritori e indovini, ed anche uomini e donne qualsiasi che usavano le magie di cui fossero a conoscenza.
Attraverso le fonti apprendiamo ad esempio che i monaci imparavano a conoscere le erbe medicinali e magiche dai laici, oltre che dagli autori classici, che i laici imparavano pratiche terapeutiche da monaci e preti e che prima che la medicina diventasse materia universitaria, i medici non si distinguevano poi così tanto dai guaritori profani. Mentre le erbe, i rimedi animali e gli incantesimi erano usati soprattutto per curare malattie già in atto, gli amuleti, che costituiscono una variante delle forme di magia, avevano una funzione esclusivamente protettiva e preventiva e agivano più a livello psicologico che fisico, poiché si riteneva che in questi oggetti ci fossero virtù occulte. Ma se è difficile distinguere la magia dalla scienza o dalla religione, tanto più è difficile separare la magia bianca dalla magia nera, ossia la magia medica e protettiva dalla stregoneria. Gran parte delle notizie sulla stregoneria provengono da documenti giudiziari. Il capo d'accusa più comune per le persone che venivano processate per magia era di aver procurato infermità fisiche o addirittura la morte. Nel tardo Medioevo, infatti, la strega e lo stregone erano persone che andavano al di là della semplice magia e che compivano atti rituali di venerazione del diavolo. Distinguere fra forme di magia naturali e demoniche non era dunque facile. Ciò pone l'accento sull'intersecarsi della magia naturale e della magia demonica e quindi degli elementi scientifici e religiosi nella cultura dell'Europa medievale.